Ciao a tutti e buona domenica. Oggi è domenica. Vabbè, Vabbè, ma questo dopo il video quando lo mettiamo non è detto che è ma oggi domenica. è domenica e proprio oggi mi è presa un po' di nostalgia. Nostalgia degli anni Ottanta. Ci avete presente quel periodo? Io sì, purtroppo, perché ero già nato da un pezzo. No, mi è presa voglia di rifare il pollo in padella come lo faceva nonna Assunta. Nonna Assunta, la mamma di mamma, la domenica quando andavamo a pranzo a casa sua, spesso ci preparava questo pollo in padella e lei lo cucinava sopra la cucina economica, quella a legna, ed era un pollo tutto rosolato e al quale aggiungeva la giardiniera. Ci avete presente la giardiniera in agrodolce? Poi ci metteva i carciofini, l'olio, insomma un pollo bello ricco, molto anni 80. Dai, facciamolo. Lo facciamo? Vai. Veramente sono tanti tanti anni che non lo faccio più. Sì, se continuiamo a parlare non è pronto per cena, quindi sbrighiamoci. Cosa ci serve? Innanzitutto il pollo. Questo è mezzo pollo, circa 1,5 kg. Come si faceva una volta, se notiamo che sui pezzi di pollo ci sono le piumette, le dobbiamo togliere. Quindi io che faccio? Con un coltellino elimino tutto. E poi per eliminare la pelurietta lo passo sulla fiamma. Ma proprio molto velocemente. Questa cosa è molto anni 80. Ma si faceva così. Naturalmente se avete il pollo già pulito, insomma, non servono tutti questi passaggi. Io ce l'ho un po' ruspante e quindi preferisco farlo. Anche perché questo odore di bruciato mi ricorda veramente l'infanzia. Adesso sale e pepe e condiamo per bene tutti i pezzi di pollo. Giriamo. Ora prendiamo un bel tegame, mettiamo un po' d'olio d'oliva. Nonna ne mette in abbondanza, io magari ne metto un po' meno. Accendiamo. Poi aggiungiamo un paio di spicchi d'aglio vestiti, un paio di foglie d'alloro e un rametto di rosmarino. Nonna ci mette anche la salvia, ma io non ce l'ho. Adesso, come l'olio si scalda e quindi gli aromi hanno lasciato il loro profumo, metto dentro anche il pollo e lo faccio rosolare. Senti che profumo del rosmarino? Io sento l'alloro. Ok. Adesso che l'olio è caldo, come ho detto, mettiamo dentro tutti i pezzi di pollo. Doppia cucchiara di legno, e giriamo. Era forte che quando andavo a pranzo a casa di nonna la domenica, abitava al primo piano e quando entravamo da sotto, dal pian terreno, e salivamo le scale e sentivamo questo profumo di pollo, sapevamo già quello che mangiavamo. Poi lei di solito nel fornetto della cucina economica ci preparava i cannelloni oppure i vinci sgrassi. Ah, quindi in padella il pollo Sopra e il faceva pollo. in padella, ci faceva il pollo e sotto la pasta al forno ci faceva. Vi devo rivelare un segreto. Uno dei desideri di Benedetta è sempre stato quello di averci la La cucina cucina economica, che economica. sarebbe la vecchia stufa a legna che ci Ci avete cucinava. presente quelle cucine dove da una parte si bruciava la legna, poi c'avevano il forno sotto, poi c'avevano la piastra sopra di ghisa con tutti i cerchi dove si cucinava e poi c'aveva lateralmente incassato tipo un contenitore per l'acqua con un Ah, mestolino. che ci si faceva anche la borsa dell'acqua calda. Anche sì, c'era la borsa dell'acqua calda. E nonna Comunque, ce l'aveva un colore nocciolino, sta cucina economica, mi ricordo.
e scaldava tutta casa perché c'aveva questa canna fumaria che camminava e andava a scaldare anche gli altri ambienti. Basta, basta, troppi ricordi, troppi ricordi. Ricordi degli anni Ottanta? Non ce la faccio, troppi ricordi. E se ti trovo, ti amo. Non ce la faccio. Il pollo è bello rosolato, possiamo aggiungere un po' di vino bianco, mezzo bicchiere circa. Veramente nonna qualche volta ci metteva pure l'aceto per sfumare. Adesso quando il vino è sfumato gli diamo una mescolata, chiudiamo col coperchio e facciamo cuocere per una quarantina di minuti mescolando di tanto in tanto. Se si asciuga in fase di cottura naturalmente ci aggiungiamo un pochettino d'acqua oppure ancora un po' di vino. Dopo, quando è quasi pronto, ci aggiungiamo tutto il resto degli ingredienti, la parte più buona. Non ce li vuoi preannunciare? Allora, la giardiniera, i carciofini, le olive verdi e le cipolline, ci mette la nonna. Ma tu dovevi dire no, non ve lo dico, dovete seguire il video fino alla fine. Adesso vabbè, girano... allora seguite il video fino alla fine, non ve lo dico. Gli do un'altra mescolata. Poi chiudo col coperchio. Adesso deve cuocere per 35-40 minuti. Ogni tanto lo apro, gli do una mescolata e poi se mentre mescolo mi accorgo che si asciuga troppo, aggiungo o un po' d'acqua o ancora vino. E adesso che facciamo mentre aspettiamo che si cuoce? Manda all'intervallo. Ci sta qualche musichetta? Agli 80, c'è ragione. Che faccio vedere i paesi. L'intervallo che ci pensavano le città e poi con la musichetta sotto, Venezia, pure... Vai, vai, lo faccio. Fai? Ok. Allora, è passata una mezz'oretta. Il pollo inizia a dorarsi. Adesso togliamo le foglie d'alloro, l'aglio, però se volete ci potete lasciare tutto dentro, eh. Io l'aglio me lo mangiavo. Ok, allora uno ce lo lascio per te. E adesso aggiungiamo quegli ingredienti che rendono ancora più saporito il nostro pollo, che sono tutti ingredienti anni 80. Allora, la giardiniera, circa 250 grammi, i carciofini sott'olio, 150 grammi, e 50 grammi di cipolline sott'aceto. In realtà nonna utilizzava la giardiniera in agrodolce, perché la faceva lei, i carciofini sott'olio li faceva lei, e le cipolline pure queste le faceva in agrodolce, ma io questi qua sono sott'aceto, insomma, sono più facili da trovare. Ma le dosi queste possono essere variabili, insomma? Le dosi sono variabili, lei faceva tutto occhio, anche a secondo di quello che c'aveva a disposizione. Ok. Quindi, allora i sottaceti li facciamo a pezzi grossolani. E una parte li metto interi. Continuo a mescolare, perché... già comincia a essere colorato sto pollo. Poi, carciofini sott'olio, questi sono già pezzettini. E le cipolline. Facciamo insaporire tutto per 4-5 minuti, poi l'ultimo ingrediente. Comunque si capisce che stiamo a casa, sai perché? Perché? Perché nel frattempo si è fatto notte. E fuori è buio. E fuori è buio. Mentre invece quando stiamo giù allo studio c'è la luce finta, quindi non diventa mai buio. Fai vedere, una cremina. Vedi, grazie a questi ingredienti si forma pure una bella cremina. Il rametto del rosmarino, casomai togliamolo.
Posso portare in scena l'ultimo ingrediente? Vai. Come si faceva veramente un tempo? Vai. Le olive in salamoia, quelle fatte a casa. Le abbiamo fatte in un video. Che faceva nonna? Apriva il vaso. Pugno. Un bel pugno d'olive direttamente in pentola. Bello. Un altro minutino ed è pronto. Vabbè, io ho utilizzato le olive in salamoia fatte a casa, però insomma prendete quelle che trovate facilmente, anche quelle denocciolate vanno bene, sia verdi che nere. Un'ultima mescolata e ci siamo. Senti che profumino? Sì. Possiamo spegnere. Adesso per l'impiattamento 5 minuti che devo cercare il piatto anni 80. Penso di avercelo, tra i tanti piatti che ho qua a casa. No! Del servizio di nonna, sì. Quello col giretto d'oro qua. Anche un po' scolorito. E questo è un piatto che c'ha gli anni. Vai, andiamo con questo. E alla fine rimane tutto questo mix di sapori gustosi che andiamo ad aggiungere sopra. Ma non si spreca niente. Questa è la parte più buona. Questo è per me. Adesso siamo pronti per facena, eh? Prepariamo una bella insalata con la cipolletta fresca tritata, condita con l'aceto di vino rosso, perché nonna l'insalata solamente con l'aceto di vino rosso. L'olio buono di casa. Il pollo è pronto ed è meraviglioso, veramente gustoso, quindi se vi va di provarlo fatelo. Confermo. E salutiamo? Sì. Hanno già chiamato i nipoti? Adesso li chiamo io, gli dico c'è il pollo, forse vengono. Io apparecchio e spero che questa ricetta vi sia piaciuta, che la rifarete. Per me è un po' tornare veramente indietro nel tempo, ai mitici anni 80. Se avete domande, suggerimenti, scriveteli sotto nei commenti. Anzi, se vi va di condividere con me le vostre ricette dei ricordi, quelle che magari vi scaldano ancora il cuore, scrivetele sotto nei commenti. Magari per qualcuno sono quelle degli anni 2000. Certo, siamo noi che abbiamo un po' di anni. Okay. E ci vediamo al prossimo video. Grazie. Ciao. Ciao a tutti. Grazie.